grazie. Significa un ulteriore servizio che va a ampliare il portafoglio di quello che offriamo sia ai passeggeri che agli operatori aeroportuali. Gli aeroporti sia Malpensa che Linate sono di fatto delle città, si parla di airport city e quindi transitano migliaia di persone, ma soprattutto lavorano migliaia di persone tutti i giorni, e quindi a maggior ragione all'epoca di oggi, dove lo star bene è un obiettivo, l'equilibrio tra lavoro e vita privata è importante, offrire qui sul luogo di lavoro e sul luogo di transito dei servizi avanzati e medici, ma direi del well-being, per noi è un'attenzione che portiamo ai nostri, soprattutto ai nostri lavoratori, non solo di SEA ma di tutta la comunità aeroportuale. Un percorso in continuità, diciamo, sul territorio lombardo, sul territorio nazionale, dopo essere partiti con Malpensa a metà dell'anno scorso, diciamo che questa è, come dire, l'approdo naturale a completamento, diciamo, di un percorso di attività poliambulatoriale per un welfare aziendale da parte di queste comunità stanziali di svariate decine di migliaia di persone, e soprattutto anche per i milioni di passeggeri che transitano quotidianamente, annualmente, in questa realtà. Quindi una struttura poliambulatoriale come punto di accesso rispetto ad una esigenza un poco più stanziale, ma anche un'esigenza del personale, che dei turisti, del traffico aeroportuale, che è anche un'esigenza di risoluzione di tematiche imminenti, istantanee, non critiche ovviamente, perché altrimenti c'è un pronto soccorso, però una tematica di questo tipo. Il centro di Malpensa come sta andando? È frequentato? Penso, ovviamente, dopo un periodo di, come dire, di start-up iniziale, di rodaggio iniziale, adesso prende forma e consistenza nel servizio, appunto, sia al personale dipendente e che opera stabilmente con le medicine del lavoro, con i check-up, e anche col personale lì, col traffico, mi pare essere circa un trentina di milioni di transiti all'anno. Quindi tutta questa esigenza e l'esigenza dell'attività poliambulatoriale più tipica, direi che stiamo portandola a regime. Abbiamo tutti i servizi di laboratorio, di anatomia patologica, di diagnostica per immagini legate a un ecografo, e quindi tutte le ecografie e i Doppler. Non abbiamo diagnostica radiologica e ovviamente la specialistica ambulatoriale. Punto d'eccellenza nostro sarà l'innovazione, quindi con degli strumenti innovativi saremo in grado di dare qualità, innovazione e soprattutto maneggevolezza, oltre che la sostenibilità.